nelle puntate precedenti. Guarda, guarda! È un po' che io vi dico di smettere di fare quello che state facendo. Sì, dico con la sedia! No! Entra Bongiovanni, Bongiovanni! Bongiovanni si frappone! La tensione è altissima. Io non ho mai chiesto il tuo cazzo di aiuto! Io non voglio dire che con te! Suon contro Bongiovanni per il titolo. Non è mai stato qui. Sì, ho capito, io te l'ho già detto. Non posso stare qui al parcheggino e non avere la birra. Ma poi cos'è sta storia che non posso fare entrare gli elefanti al teatro quartiere Carrara di Firenze? Ma che? Risolvila! Oh, belli di zio, come state? Tutto bene? Sono ormai settimane che vediamo questa combutta fra Vertigo, Volta, Swan e Bongiovanni. Non ci si sta capendo granché in realtà. Chi è che è allineato con chi? Ma in ogni caso, questa sera, nel main event, il pacchetto completo se la vedrà con la campionessa Wild, la bestia, Swan. Summer System inizia adesso! Amici amanti del sistema, bentornati a Summer System. La voce del wrestling italiano Mike De Raz, insieme a me, direttamente dal Party Hard. È un piacere commentare con te, Riot. Ciao Mike e ciao a tutti gli amanti del sistema, sono Riot. È un onore per me presentare proprio durante l'entrata di un mio grande amico, il luchador más guapo de todo el mundo, el Gepardero. Ma che bel team inaspettato quello tra il G e il Gepi. Senti, okay. senti come va il ritmo qua. Poi che bel cappello che ha il Gepardero. D'altronde siamo a Summer System e quindi è tutto più estivo, giusto Mike? È tutto estivo, anch'io sono in tenuta estiva, anche tu, Ryan. Anche io sono in tenuta estiva perché qua è molto estivo e sono estivi anche i nostri ragazzi da quello che si vede. Ma che cos'è quello? Un Gepardello? È proprio un tag team insolito, ma che secondo me potrebbe dare ottime soddisfazioni, e io di tag team me ne intendo. Direi tu con Jesse Jones e nei Party Hard avete girato tutta l'Italia del wrestling. Ma adesso i loro avversari sono tutt'altro che divertenti, esuberanti. Già Mike, perché i loro avversari sono persone che conosco molto, ma molto bene. Due persone davvero, davvero cattive. Nico Inverardi e Mirko Mori, Brixia Bone Breakers, i campioni di coppia della SIW. Riot, Mike, questi sono pericolosi. Mike, io i Brixia li conosco da quasi 10 anni, perché sono miei compaesani, mi sono allenato con loro, sono miei grandi amici, ma sinceramente non capisco come hanno fatto a diventare così arrabbiati, così incazzati col mondo. E ti spiego. Una cosa che non riesco veramente a capire è tutto quest'odio e questa voglia di spaccare le braccia agli avversari. Due che dovevano essere, comportarsi come dei veterani, ma stanno facendo fuori tutta la concorrenza. Sì, da quello che vedo hanno cercato di amputare, di spezzare le ossa, di spezzare le braccia praticamente tutta la categoria tag team della SIW. E quindi i Brixia Bone Breakers, Nico Inverardi e Mirko Mori contro il G e Gepardero. Come li chiamiamo questi? Gepardero. Il Gepardero. È bellissimo questo nome. Ed ecco qua che inizia il match. Vi ricordo, anzi vi annuncio, che a Colossal il 29 settembre sarà disponibile in anteprima la seconda edizione di Hot Tag, direttamente da Manga Senpai, scritta
da Gib e disegnata da De Fresco. Quindi affrettatevi, comprate i biglietti per Colossal 29 settembre a Firenze e non perdetevi l'anteprima del secondo episodio di Hot Tag. Intanto Mike, non so se è una buona idea far arrabbiare i BBB con tutti questi cambi di tag e queste pagliacciate, posso dirlo. Oh, faccia a faccia tra il G e Inverardi, che si sta solo scaldando probabilmente. Inverardi tecnicamente penso che sia forse inarrivabile a livello italiano, uno dei lottatori più tecnici d'Italia, e che doti, tra l'altro, delle grandissime doti, come si può ben vedere. Hanno abbattuto mezzo Beer Club, hanno abbattuto i Too Cool For You, hanno abbattuto Emma Corsi, Riot. Dolore. Mi fa male anche a me solo a guardarla. Inverardi che prende la rincorsa, un proiettile. Inverardi è veramente grosso quando deve fare queste mosse. E attenzione, giù! Northern Light Suplex, 1, 2! Solo conto di 2. Primo schienamento di non Summer mi sembrano System particolarmente in difficoltà i BDB. Penso che chiuderanno tutta la faccenda in veramente poco tempo. Ed ecco una delle loro combo più... manovra più di coppia. Più usate. Takedown di Mirko Mori e dropkick a una gamba sola di Nico Inverardi. Riot, tu questi, tu e Jesse Johnson, questi li conoscete benissimo. Come si fanno a battere? Come si possono battere i BBB? Guarda, ti dico una cosa. Noi li abbiamo affrontati tante volte, li abbiamo sconfitti una volta sola. Ma eravamo 3-2. Qui è il vantaggio. Ma a proposito di vantaggio, guarda chi sta entrando. Signori, lui arriva da Guadalajara, Messico. Lui è il figlio di Ultimo Gatón. Ultimo Gatón è pluricampione del Sud America di wrestling. E gli ha detto: figlio mio, se vuoi imparare il wrestling, se vuoi imparare la lucha, devi andare in Italia. Ma mi sa che non l'ha proprio imparata benissimo per adesso. No, che cosa vuole fare Mirko Mori? Attenzione. No, 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 vuole sfoderarla. Artiglio. Ehi là! Il Ghepardero che sguscia via dagli artigli. Artiglio! Graffiata! Ma Mirko Mori non mi sembra proprio d'accordo. Sarà stato una buona cosa oppure no? La richiede. Dai, un'altra Gepi. Giù! Si gonfia Mirko Mori, non prova emozioni. Dolore. Messo a sedere Ghepardero. Calcio di rigore. Dritto sulla schiena del Ghepardero. Ed entra Inverardi. Questi non hanno pietà, Riot. No, no, no. Questi qua sono arrivati per far male e faranno molto male. Inverardi. Allora qua. Mori. In terra. Oh! In puro stile Brixia Bone Breakers. E credo che le ossa si siano rotte per bene anche in questo caso. Aia. Iniziano dalle mani e arrivano fino a tutto il braccio. Non so cosa resterà del Ghepardero e non so se riuscirà ancora a fare i suoi artigli. Ah! No, no, gli sta spezzando gli artigli al Ghepardero. No! Ancora ad infierire su quel braccio. E ci pensa anche Mirko. Che va a premere. Ghepardero allunga il braccio per dare il cambio al Gima. Non c'è nulla da fare. Ah. È una tortura, Mike. Shigai. No, no, la maschera no. Che cosa vuole la fare? La maschera no. Se gli toglie la maschera, Ultimo Gatón si girerà nella tomba. Ma questa è un'umiliazione. Lo sai che per un luchador perdere la maschera è l'umiliazione peggiore di sempre. Ma anche da parte di Mirko Mori non me lo sarei mai aspettato un affronto del genere. Prende la rincorsa. Bloccato da Ghepardero che ora prova ad allungarsi ancora. Prova a uscire da questa morsa di dolore il Ghepardero. Ed è pronto a dare la gente cambio chiama il G. A Mirko Mori. E
eccolo qua. Emanuele G che va prima su Inverardi, ora attacca Mori con questa serie di forearm. Mirko Mori all'angolo. Ah, Mirko Mori qua, la sua furbizia. Grande agilità da parte del G, che avrà chiesto al chat GPT. Sì, e giù! Uno, due, no! Che l'intelligenza artificiale abbia trovato il modo per sconfiggere i BBB Mike. Potrebbe essere una nuova frontiera del wrestling mondiale. E il G sta rivoluzionando tutto questa sera contro i campioni di coppia. E cambio a Ghepardero. Attenzione, si preparano una mossa di coppia. Manovra di coppia. Manovra di coppia. Ah, no. La chiama Ghepardero. No, figuraccia. È proprio il caso di dirlo. Mierda. Ed è molto grossa questa mierda. Braccio teso di Mirko Mori che asfalta completamente Ghepardero. Uno, due e tre, no. Attenzione, Ghepardero. Solo conto di due. Esce proprio all'ultimo. L'arbitro aveva anche toccato il tappeto, ma giustamente ha alzato la spalla prima del 3. Ghepardero in qualche modo scappa e graffia in Verardi. Ce n'è anche per Mori. Ah no, no, no. Mi sa che gli artigli vengono staccati qua. Doppio Shigai. E abbattono il Ghepardero. Ce n'è anche per il G. Gomitata di Mori. Ah, è giù. Tecnica, agilità, atleticità. Atleticità, si dice atleticità. Sì, va benissimo. E vanno. Around the world. Giro del mondo. E mi sa che il giro del mondo l'ha fatto anche il Ghepi con questa botta qua. È finita. Tutto a causa di un misunderstanding del Ghepardero e del G. I BBB si confermano ancora una volta inarrestabili. Spezzeranno il braccio anche a loro. Io spero di no, lasciateli in pace, andate bene via, ragazzi. Estate no. Ah, no, mi no. Sa di no. Mi sa di no. Ghepardero non si passerà una bella estate. Mi sa che il Ghepardero dovrà lottare ingessato per i prossimi mesi. Aia, aia. No, lasciatelo in pace. Aia. No, per favore, no, Ghepi. Non più artigli per il Ghepardero. Ma quello, quello è Adriano. Adriano, Adriano. Salva Ghepardero. E spiaccica Inverardi sull'Epron. E va su Mirko Mori una chop. Una serie di forearm. Si mette malissimo per Mirko Mori, che però ribalta la situazione. Adriano c'è. Ha battuto il leone di Roma. Il leone di Roma ha salvato il braccio del Ghepardero, ma quanto gli è costato, Mike? Gli è costato tutto e non c'è nessuno ad aiutarlo qui. E Macorsi è infortunato. E adesso ti dirò di più. Ti dirò di più. Ti dirò di più. Per in vista di Colossal, due braccia rotte possono essere un grosso problema. Attenzione. Adriano si libera. Attenzione, che cosa vuole fare? Oh! Backbreaker! E Adriano abbatte da soli i Brixia Bomb Breakers. Piazza pulita. La gente chiama a gran voce Adriano. Si preannuncia uno scontro incredibile in quella gabbia, mai. Sentite, il centro Invictus, come chiama il nome di Adriano? Sei pronto? Ora faccia a faccia. Dobbiamo registrare lo spot di Prozis, ti ricordi? Ma vaffanculo, vai. Faccio io? Sì. Gente, è giunta l'estate, è ora di grigliare, ma non volete rinunciare alla vostra linea? Zero Barbecue Sauce, la migliore salsa barbecue senza grassi al suo interno. E col codice sconto SIW10 la potrete ottenere assieme a tantissimi altri omaggi sul sito Prozis. Era buona? Sì, dai.
Signori, siamo arrivati al main event della serata, la vostra Tizipedia Big Tizi. In questo momento, per questo match valido per il titolo Wild e soprattutto con regole Wild, ma non sono solo al commento, quest'oggi al mio fianco il pilastro Leon Kiro accompagnato da Liz Rage. Buongiorno. I'm so, so happy to be here, Tizi. It's such a big honor and privilege being here in SIW to comment with you, Liz. Absolutely. This is such an honor for us to be here today. Thank you for giving us this wonderful opportunity. No problem. Siamo orgogliosi di avervi al tavolo di commento quest'oggi. Oh, ma attenzione, chi abbiamo qui? La bestia. La bestissima. Wow. La campionessa Wild Swan sale ora sul quadrato. E dobbiamo dire che tra Swan e Vertigo ci sono stati parecchi incontri in passato, ma questa è la prima volta che due si incontrano in un uno contro uno per il titolo Wild. Let's take a moment to admire such beauty, such fear, such strength in this woman. Oh my God, that's the true essence of a champion. The Wild Champion, oh, I love when she does the splits. Oh yeah, I love it. But Vertigo is a threat. He's a total package in here. Look, he's so menacing. Ricordiamo che il match è valido per il titolo, ma anche... Ce l'ha con te, ma... ma io ti stavo elogiando, carissimo. Se vuoi ti posso dare dei consigli per avere addominali ancora più scolpiti, ma non siamo qui per te, siamo qui per voi. Sempre così sarà. Torniamo alla cronaca. Ricordiamo che il match è con regole Wild. Significa che tutto... è possibile schienare o sottomettere in tutta l'arena senza limiti di spazio. There's so much love in there, you see. He has a gift, Liz. Cosa sta succedendo? Vertigo mostra la museruola, l'ho vista in un reel che è uscito recentemente sui nostri social, ma nel frattempo inizia subito ad attaccare Swan. E Swan risponde in questo modo alle dure parole di Vertigo e l'incontro comincia soltanto ora. Vertigo, che ha un costume, ha rispolverato un costume, mi ha detto in precedenza, per non sporcarsi con la bestia, riferisco queste parole. Nel frattempo il match inizia, si scalda molto velocemente, uno scontro molto duro. Liz, what do you have to say about this? Like, he's disrespecting her so much. The disrespect that Vertigo is showing her will surely get him canceled in America. Nel frattempo, Swan è riuscita a liberarsi. Federico si mette in mezzo tra i due. Ricordiamo che il match non è senza squalifiche, quindi un intervento di Federico. Oh! Frittata tra Volta e Vertigo. Nel frattempo, Swan carica Vertigo, che riesce però a liberarsi. Forza inarrestabile, che però non basta. Oh! Paletto, la spalla ha preso il pieno il paletto. Swan è in controllo. E tenta lo schienamento. Ricordiamo che false count anywhere. Bravo, complimenti. Esatto. Grazie, lo so, complimentissimi. False count anywhere, guys, so this means that the countout can be anywhere. She can pin Vertigo in any part of this arena tonight and it will count as her win. Even here on our table. Absolutely. Ma non senza squalifiche, quindi un intervento, come vi stavo dicendo prima, di Federico potrebbe danneggiare Vertigo, che nel frattempo le sta prendendo da Swan a centro ring. Tenta la retrip, reverse. Niente, Swan dice no. Lei è la bestia, lei è l'indomabile, lei è fortissima. Fortissimissima. Chiama la Six Swan Nine, ma Vertigo si libera in tempo. Va sulle corde.
E Swan cerca di chiudere una mossa di sottomissione, ma Vertigo si libera. Caro Vertigo, ci vuole ben altro per fare uno springboard da capodavoro, proprio come noi. E invece no. Invece no, ritiro tutto. Nel frattempo è Swan ora che è sulle corde e Vertigo vola fuori ring e colpisce con un calcione in faccia Swan. Missa il dropkick sul apron. Attenzione. Once again, we are seeing the absolute disrespect that Vertigo has for the champion. Towards everyone, actually. Towards us as well. But actually, you know what? I don't think he's disrespecting us. He's actually respecting us by using some of my aggression, some of my maneuvers. That's impressive. No. That's not my maneuver. That's not my maneuver. E questa effettivamente è una manovra molto scorretta. Più che altro per l'aspetto psicologico, Swan riesce a trattenersi. A muzzle that Vertigo has pulled out to pull. It's called Museruola, Liz. Museruola. Muserolissima. Muserolissima. Swan però morde Vertigo per liberarsi e lo manda al paletto. Prende la rincorsa, ma Vertigo riesce a non a fuggire dalla presa di Swan e la ferra, e stavolta è Swan a finire sul paletto. Da sottolineare la strategia di Vertigo, che cerca sempre lo scontro fuori dal ring proprio per infliggere ancora più danni. Oh mio Dio, era un suplex sul muro e schienamento. 1, 2, oh. Solo due. Credo che per sconfiggere Swan in Beast Mode serva ben altro in questo momento. È una volta e Vertigo manca il terzo, manca un buon Giovanni in questo momento, che ci sembra sempre più combattuto tra quelli che erano i suoi amici e quella che è un interesse sicuramente. I think there's a bit of jealousy going on. Vertigo and Bon Giovanni used to be best friends, but now it seems that Swan has all of his attention. Yeah, I agree. But as you can see, they have become best friends now. And they are proving that friendship beats everything, you know? Mano. Once again with the disrespect, with the water in the champion's face. Come on, Liz. He was just trying to, like, give her some water. She might be... Stay just... hydrated, I guess. Yeah. Ma mi sembra che comunque le azioni di Vertigo siano sempre di più indirizzate a umiliare Swan. Ha tirato fuori del cibo per cani. No! Oh, manovra God. Orribile a cui ci dissociamo. Ma Swan si libera con una manovra molto interessante. Was that a double low blow we just saw from the champion? Yeah. I mean, falls count everywhere, everything counts everywhere, and the Beast doesn't have to be underestimated. I mean, if you want to play, she's here to play. Like, oh my God! Ed ora è Vertigo con la museruola in faccia. Swan va in Beast Mode! Corsa sulle corde! That's what I call retribution, baby! Vertigo è stretto all'angolo. Swan corre. 6, 1, 9. I would not want to ever have to take one of those. E Swan sulle corde. Vuole volare. Ma Vertigo esce dal ring. Tattica super intelligente. Lui vuole evitare di finire il match in questo momento. Sa di essere in pericolo. Invece carica in Fireman Carry. Fireman Carry su Swan. Si libera. E invece Swan carica una body slam fuori. Oh mio Dio. 1, 2. Soltanto conto di 2. Nel frattempo l'ha messo in una mossa di sottomissione al braccio. Schieramento, 1. Swan non molla la presa. Non molla la presa. Armbar. E Vertigo cede. Ha ceduto. Incredibile. And right there is the
the champion. You're right. You are right. It is so inspiring to see a woman with the Wild Championship. It really is something to see here in Italy. Liz, if she can do that, you can do it too. But hold on a second. Oh my God! Thunder! 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 Federico Volta! Federico Volta attacca le spalle. Swan. Like a bolt of lightning, that was thunder out of nowhere. Hey, he's not thunder anymore. That's Federico Volta in there. Federico Volta. Voltissimo. Voltissimo. E in questo momento Vertigo e Federico stanno pestando. Swan e esce la sedia. Lo sapevo, Federico ha sempre una sedia con sé. Vogliono farla pagare a Swan. You have to hand it to the champion. She has been through so much in this match already. Bongiovanni! Bongiovanni! Bongiovanni sul ring! Ah! He's jealous! Oh! No! Vertigo attacca le spalle Bongiovanni! La corda troppo tesa si è spezzata! I don't know who's jealous of who right now. Is he that possessive to her? Or is that just jealousy? Or maybe he was just trying to play the superhero in here. Anche Volta si inizia al pestaggio nei confronti di Bongiovanni. L'avevo detto io comunque, ragazzi, l'avevo detto. Una corda troppo tesa si è spezzata per entrambi. Federico Volta e Vertigo voltano le spalle a Bongiovanni. Io non sono pronto a vedere questa scena. Cosa sta facendo? No, Volta, non lo fare, dai. Non lo fare, potete ancora essere amici. Non ci credo. No! No! Vabbè, ma un'amicizia che aveva superato tante cose. Ma e cos'è l'amore senza amicizia? L'amicizia senza amore, però. Posso darvi ragione, la gelosia in questo momento l'ha fatta dalla padrone sul ring. E signori, il wrestling anche per oggi è qui. È S-I-W. I'm gonna